Prato Nevoso, che tra le tante stazioni che vengono presentate, la cui attività viene presentata questa sera, che offerta propone per questo inverno? Vabbè, diciamo che Prato Nevoso si distingue per tutto quello che sono i suoi eventi. Il 7 di dicembre abbiamo l'Open Season, che è l'evento con tutti gli artisti in collaborazione con RDS. E poi la grandissima novità è la telecabina a 10 posti, che è la prima del Piemonte, e speriamo di ultimare per il 20 di dicembre. Quindi non solo sci, non solo sport invernali, ma anche, come al solito, come sta avvenendo nell'ultimo periodo, tanti altri appuntamenti per tutti i gusti, anche spettacoli, anche per attrazioni per i giovani, un po' di tutto. Sì, assolutamente sì. Credo che Prato Nevoso sia stata comunque una delle prime stazioni a puntare a quello. E quindi abbiamo pensato ai giovani con lo snow park, lo sci notturno e gli eventi che tutti i weekend ci sono a Prato Nevoso per intrattenere. Quindi diciamo che l'utente sceglie Prato Nevoso al di là delle condizioni meteo, delle condizioni della neve. Quindi un balcone sul Re di Pietra, qual è l'offerta che proporrete 2019-2020? La nostra offerta è sempre quella che la nostra non è solo una stazione sciistica, ma un'area organizzata invernale. Quindi abbiamo degli itinerari per ciaspole battuti e segnalate per lo sci alpinismo ed è a misura di famiglia, quindi possono anche venire i nonni a guardare i nipoti che stanno sciando alla stessa appena scendono dalla macchina, e poi si può salire con la seggiovia e con gli skilli fino a 2060 metri sul livello del mare. C'è qualche novità che è inserita nel palinsesto tra virgolette? Sì, le novità quest'anno: abbiamo rifatto tutta una pista nuova dallo skilli, l'abbiamo rimodellata completamente. E poi abbiamo fatto un nuovo itinerario, anzi abbiamo aggiustato un itinerario per le ciaspole, che prima aveva delle pendenze un pochino accentuate, adesso l'abbiamo allargata, abbiamo fatto una strada che è fruibile anche per il presepio vivente che facciamo il 14 dicembre. San Giacomo Cardini Ski, che tipo di stazione sciistica è? Qual è l'offerta? Allora, San Giacomo Cardini Ski è una stazione adatta a tutti, sia ai principianti sia a chi è già bravo a sciare. Abbiamo 35 km di pista, 9 impianti, e 6 ski lift e 2 seggiovie, 2 campi scuola, uno in quota e uno in centro paese, che è illuminato anche in notturna. Per chi conoscesse poco la Granda, dove si trova? Si trova uscita Niella Tanaro per chi arriva dalla Liguria, e mezz'oretta e siete a San Giacomo. L'offerta quindi è variegata, più o meno si sa già quando ci sarà la prima apertura, quando si potrà iniziare ad usufruire di tutto? Si spera, se le condizioni climatiche lo permettono, di aprire per il weekend dell'8 dicembre.